Ragazzi, e benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft Diamond Sword. Il mio nome è come sempre Cutuano 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per esplorare ancora lo Swamp Dungeon. Qua sotto cosa c'è? Un cazzo di niente, capitano! Non è vero, non è vero, non è vero. Qua sopra si va. Ah, se si va. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Quindi probabilmente da un'altra parte ci sarà il codice, il libro con il codice. Quindi evitiamo adesso di... evitiamo adesso di fare tutto il corso e andiamo di qua. Salve! Questa è acqua. E c'è scritto... 5... No, c'è scritto... 1, 4, 7, 5. Ok. Perché qua dovrebbe illuminarsi. Sì, qua si illumina. Non arrivano roba. Ah! Cacci vostra, non vi vedo mai. Non vi vedo mai. Altra. Ancora? Basta. Quasi lì, non li vedo mai. Sì, 1, 4, 7, 5. Ok. 1, 4, 7, 5. Ma chi è che si sta fappando? Scusi. Può evitare di fapparsi? Grazie. Molto gentile. Ora. Ok. Quindi 1 1 4 7 5. Pring! That worked! Now take the treasure. I will take it gladly. Ma io ho la chiave. Beach! Using water passage. Water breathing. Grazie. Oh merda di Buddha. Prima di tutto tu muori. Tu muori, tu muori male. Muori malissimo, ma come muori male? Facci tua, Ender Minion. Mi avete detto cosa sono queste cose finalmente, quindi lo so. Ciò non vuol dire che mi facciano meno schifo. Ok. Quindi qui era tutto quello che dovevo fare, giusto? Yes. E ora non dobbiamo fare altro che tornare di qua. E il water passage come lo apro? Tipo, mi ci struscio addosso? No, non ne ho idea. Ah, aspetta. Cazzo, porco il cazzo, porco il cazzo, porco il cazzo. Allora, qua. Ok. Apre quello, giusto? Yes! Water passage! You need potion of water breathing before entering here. Io c'ho potion of water healing, my friend. Oddio. Via. Facci. Mi hai avvelenato, bastarda. Minchia. Come ti ammazzo io non ti ammazza nessuno, fidati. Nessuno ti ha mai ammazzato come ti ho ammazzato io. Mi ricorderai per secoli, tipo... Oh, quel quit è la sua spada. E poi se ci pensi... Se pensate la witch è tipo una vecchia... di merda. Ora devo evitare di cadere esattamente in questo modo. The water passage potion needed. Ok. Perché mi basta andare tipo di qua. E qua c'è una chest. Ok. Ci sono altre chest? Diamo un'occhiata, io sono sempre pronto ad esplorare nuovi lidi e nuovi ladi. Questa è una faccia. Cioè, questa è, sembra una scultura strana, vero? Sembra tipo un omino e il sole. Vabbè, quello sono io che ho dei modi distorti di vedere la realtà. Ma va bene così. Ora, non possiamo curarci, quindi direi che mangiamo queste così recchiamo vita. Buttiamo via queste che non ci servono a un cazzo. E poi ci caliamo dolcemente. Quindi, ahead the water passage, how long can you hold your breath? Quanto questa pozione? Let's go. Glass bottle di merda. Andiamo. Andiamo che ce la possiamo fare. Sto anche reccando vita nel mentre. Ah, io tengo fuori la water sword perché non si sa mai. Quanto dura sta pozione? 3 minuti, a voglia. Neanche i campioni olimpionici di apnea, perché dubito che duri 3 minuti sta cosa. Wee.
E qui sotto c'è qualcosa. C'è un continuo? Sì, c'è un continuo. Mo' soldi. Che figata. Ok. Helmet of water breathing. Che figo! Helmets. The helmet of water breathing is good for underwater, but its protection is minimal. The armor you get from this dungeon will have better protection for fighting. Sup. This lever moves a block. Swim to the top to see what. Ok, intanto mi metto questo. Così abbiamo il water breathing e vaffanculo. Quindi. Ah, posso anche muovermi meglio nell'acqua. Cioè, va che figata. È troppo bella sta cosa del water breathing. Qui. Ah! Così possiamo uscire. Che prima potevamo uscire solo lì e non potevamo uscire qua, suppongo. Place on sandstone. On sandstone? Questa sandstone. Stiamo facendo progressi. Io vorrei cercare qua dentro se c'è roba, scusatemi. Mi piace troppo sto coso del water breathing. Tipo, ui, sono una bellissima sirena. Sono un sirenetto provetto. E fa anche rima, quindi deve essere vero per forza. Allora, Quittle le sue massime. Oh, sì! Lever for room with chandelier. In the room with chandelier, use the lever to make water appear. E uccidi questi, perché è morte alle slime. Oh. Giù. E via che si va. Ma che bellezza. Cioè, avremmo ancora la potion of water breathing, eh. Quindi in realtà anche senza trovare l'elmo sarebbe stato fattibile. Il che è un buon design da parte sua, della parte del creatore della mappa. Perché per l'appunto ti serve. Ho ripreso la. Sì, l'ho ripresa. Non venire con me. Non ti. La maledizione delle pozioni è sempre con me. Ora, dobbiamo soltanto risalire. Da qua. Pa passare a così. No, non funziona. Dobbiamo risalire di qua. Passare a così. Scendere qua. Scendere qua. Ho detto, grazie. Tirare questa leva. Tornare qui. E ora possiamo scendere fino alla room con il chandelier. Mi piace, mi piace. Questa dungeon è stata ideata bene, ma proprio bene. Meglio ancora di quella del Forest Dungeon. Questo è proprio un dungeon che devi tornare indietro, fare quello, controllare. Salve. Mossi. Acqua. Ah! E si va. Cioè, tutto quel casino per questo. Cosa c'è qua? Luci. Mi sembra giusto. Luci. Tocci tua. This way to chests and boss room. Sì, facciamo il boss room in questo episodio. Sto guardando il tempo. Allora. Mi ha salvato il gioco. Che figata. Seven down a chest found this way. Ok. Allora. Vediamo un po'. Qui dentro potrebbe esserci roba? No. Qui sopra però sì. Swamp dungeon chest, one key. Grazie. Possiamo parlarne? Dai, parliamone. Cura, curati, cura. Brava, ciuccia tutto quello che vuoi che muori male. Ok. Che cazzo si è aperto? Non è questo. Cosa si è aperto? Questo? Giorno, 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 giorno. A ledge with a chest. Use this lever for access. Mi piace che adesso sta scrivendo in rima. Perché si sente più furbo. E più figo, in effetti. Ne ha di motivi per trastullarsi di questa mappa. Ora. Qui niente.
Io non ho capito cosa fa questo. Non l'ho capito. Lo ripremerò per sport. A meno che non sia di qua, no. Quindi no, non ho idea di cosa faccia. Qua sopra. Andiamo avanti. Ok. Restless Bone. Ne abbiamo trovati due e ne abbiamo un altro. Muori malissimo. E poi dobbiamo andare al cimitero. Cioè, non eri morto. Ma batte sta gente. Ora. Aha. Ma io ho la dungeon chest 1. Yes, swamp dungeon, place in massive cobblestone 2, open an iron door. Ok. Dov'è la mossa? La mossa è ovunque però. Ci deve essere una porta che non si apre. Un iron door. Io non ho visto nessun iron door. Voi che dite, ragazzi? Mi sta perculando? Che qui non c'è un iron door. Sono confuso. Ci sia una... No, perché diceva di qua per la boss room. Giusto? Eh sì. Successo in boss room, quindi un iron door si deve aprire. Ma io non vedo iron doors. E non capisco cosa mi significhi 7 down a chest found. E soprattutto non capisco. Ci deve essere un cartello probabilmente, ma quello è l'unico cartello che indica di piazzare qualcosa. Iron door, iron door. Dove sei io tu, iron door? Magari serviva più avanti, me la tengo. Che non penso che serva qui, se devo essere sincero. Però ci deve essere un modo per proseguire. Dai, dai, quittolo, che non è che possiamo impelagarci in ste cose adesso. No, questa ci sono già stato. Oh, è qua per forza, però non vedo nessun pulsante o roba. Magari c'è un altro pulsante, eh? È molto probabile e o possibile. Pulsante, where are you? Qua c'è una torcia. Non è che magari è qui vicino. No, eh? Pulsante, ando stai? Allora. Vediamo. In questa stanza non ci sono pulsanti. E va bene così. Quel pulsante lì fa muovere qualcosa che però non ho evidentemente capito. Ma io sono un figo. The lever, stone button. The lever and entrance will be found. Press button again. When you press a stone button, but only hear a sound, use this. Ok. Quindi ora dovremmo. Ma io non ho l'elmetto del super, sono figo in acqua, eccetera, eccetera. Sì, allora, che cazzo vuoi? Bam! Madonna santa. Quanto sono bravo. Accendiamo le luci. Grazie mille. Di qua. Boh. Leve. Leve a caso. Ok. Io ho tirato un fracco di leve. Ma suppongo che lo funziona. Andiamo dall'altra parte. Magari troveremo un indizio per questa. Come si fa in tutti gli Zelda. Questa era per accendere le cazzo di luci. Ok.
non credo di doverla mettere qui. La leva, giusto? Perché mi direbbe... Usa la leva, Luke. Ce l'hai la leva, Luke? No, non ce l'ho. E allora che cazzo sei venuto a fare, Luke? Così, a salutarti. I monologhi del Quintolo. Fantastico. Allora... ci deve essere un modo. Tipo... tiriamole tutte su. E ora tiriamo tutte giù. Seven down. C'era scritto. Yes. Non si è aperto niente qua, ma si è aperto qualcosa. Veloce. Sembra una scimmia, ma è così. Ok. Abbiamo anche il Warriors. Abbiamo il full Warriors outfit, perfetto. Seven down, only one chest found, va bene. E però... Swamp Dungeon Place. Swamp Dungeon Place on Mossy Cove to open an iron door. Ok. Quindi non è la leva. E magari è questa, perché non riesco a capire nient'altro, quindi suppongo che la si mette così e si apre. There must be a way to climb vine. Sì. Saltare? No. Allora, come si climb un vine? Come si climba un vine? Con le shears? Posso usarle? No? No, no. Ma sono scemo. Non ha fatto assolutamente un cazzo quel bottone. A parte riempirsi di pipistrelli. Sacci vostra. E di chi va fatto. Ma potete... stare calmi un attimo, non riesco a sentirmi pensare. Mannaggia a voi. E appenditi a sto cazzo. Grazie a Dio i pipistrelli li ho trovati. Vaffanculo. Sì. Grazie a Dio. Ah, sei stronzo però. Sì, vabbè. Non era quello che volevo fare. Su, fantastico. Madonna santa. I pipistrelli. Qualcuno li uccida tutti, per carità di Dio. Cazzo è il boss finale di sta cosa? Batman? Cioè, dai. Sprecherò tutte le frecce che ho per prendervi. Non me ne frega un cazzo. Vieni fuori. Vieni qua. Un po' di pace. Guardiamo cosa c'è in questo chest. Beh, due smeraldi. Che culo. Ok. Si scende. E basta. Oppure si tira la leva. E si usa la cascata. Fantastico. Ottimo. Cioè, c'è ancora da fare, sul serio? All levers are from left to right. First level down, the one next to it the same. The lever that's up should be down. The fourth lever should not be moved. The last lever should be opposite the first level. Ok, quindi... Down. Così. First level down. The one next to it the same. Bam. Ok. A sinistra, a destra, sì. A third level
The lever that's up should be down. The fourth lever should not be moved. The last lever should be opposite the first level. Così. Spero. Non si sta aprendo. A sinistra, a destra, a sinistra, le guardi. A sinistra, a destra. Prima leva giù, seconda leva uguale, terza dovrebbe giù. Questa non si deve muovere, forse l'ho mossa per sbaglio? Proviamo a farlo da qua, così. No. Sarà un altro pezzo, sicuro come... Yes. Ok. Buongiorno. Via. Che ti stupro in un angolo. Ok. E tu, piccolo pezzo di merda. No. Questi sono quelli che riescono sempre a colpirmi e a farmi del male, eh. Dio santo, spawnano cose. Basta? Avete finito di spawnare? Aia! Ma vaffanculo! Stop? Fine? Grazie. Allora... Ok. Slimine, perfetto. Basta. Si è aperto. Ah, era una kill room, carina. Carina, carina, carina. C'erano sempre in Zelda quelle che ti chiudevano dentro. Comunque non potevi andare avanti finché non battevi tutti i mostri. Ottimo, ottimo. Allora, io continuerò di qua, ma non posso. Quindi qua da qualche parte ci deve essere. Sono delle scale queste, quindi le scale si devono unire. Come tipo nel Fortress Temple di Zelda, nel Forest Temple di Zelda. Dove sarà la leva? O il pulsante anche. Potrebbe anche essere un pulsante. Quando c'erano leve di sorta, giusto? Nope. Quindi deve essere qua dentro. Trovato! Yes! Merda di Buddha, dovevo correre. Perché lo sapevo? Corri! Ce l'abbiamo fatta. E ora si risale. Ma mi sta facendo venire la labirintite, è bellissimo su dungeon, eh. Ma veramente mi sta facendo venire la labirintite. Salve. È lei l'uomo del pozzo? Leva. Che sta succedendo? Ah, c'ho l'elmetto. Va tutto bene. Bisogna salire qua. Usiamo questo per salire, in modo da arrivare qui. E niente. Però, oddio, è come il Water Temple in Zelda, ma è una figata sconvolgente. Che figata immensa. È fatto benissimo, è fatto bene. Boss room. Grazie. Bene ragazzi, andiamo dal boss, questo sarà un po' più lungo perché sti cazzi. The boss room. Anzi, sapete che vi dico? Ma sì, facciamo. Cagati in mano, eh. Here come the guardians, prepare to battle. Here come the guardians, prepare to battle. Cosa sono quei robi? Cosa sono quei... Dove sono i guardiani? Chi sono i guardiani? Oddio, ma sono bellissimi. Cos'è? Ah, ma che sei scemo? No, dai, cioè... Sono bellissimi. Oddio, sono dei mob quindi questi.
Io non so come si battano. Io non ho idea di come si battano. Sono morto. Bene. E il gioco sta laggando di nuovo perché sono morto. Riavvio e ritorno. Ok. Come cazzo li batto io questi? Così. Quanto ci vuole per ucciderli? Sono quelli del dungeon sott'acqua. Ecco perché non li ho mai visti. Me ne aveva parlato Marcus, ma non li avevo mai visti veramente. Che figata che sono però. Cioè, mi dispiace solo che in Minecraft Vanilla si hanno questi bellissimi mob e poi si perde il tempo. Ci provare, sai? Neanche tu. Nemmeno tu. Perfetto. Io voglio un raggio come quello però. Prima o poi voglio un raggio come quello dell'occhio di quei cosi. È fighissimo. Devo ucciderli tutti, cioè. Oh. Oh, no, non stare a fare lo gnorri. È impazzito. Beccato quello sclerotico. Ci prova. Preso. Preso. E un altro qua. Ce n'è uno qua. Bastardo di merda. Dio, le ciccate! Le grandi ciccate! C'è un altro lì, bastardo! Ok. Morto. Sbambete. Sbambete! Ma siamo fortissimi. Well done! Now take the treasure in the next room. Ok, quindi erano loro i guardiani. Va bene, quindi non c'è un boss come nell'altra volta. O c'è un boss, io tiro fuori la spada. Che non mi fido per un cazzo. Swamp Dungeon Level 3 Medium, complete, well done. Read the diary in the chest to know where to go. Ok. Press to exit the dungeon, va bene. Figata. Un altro Demon Shard e Icewind Plains. Questo lo buttiamo via. Poi. Vediamo un po'. Well done! Looks like you might be able to find the legendary enchanted sword as you have already come this far. Your next part of your journey. Vabbè. The next part of your journey will be to find out where the Icewind Plains are located, so you can find the Ice Palace, level 4. There is a haunted cemetery that holds a secret to the location of the Icewind Plains. There is also a hidden blacksmith hut nearby that has an item you need. Good luck and never give up. Quindi dobbiamo trovare le Icewind Plains. Un indizio per arrivare alle Icewind Plains è al cimitero. E al cimitero c'è anche un piccolo posto nascosto dove c'è roba. Come cazzo? Hey, when you defeated the guardians, you broke the seal that was making it constantly rain. Oh, che figata, ha smesso di piovere. Now some brightness shall return to the swamps. Che carino. Quindi tornerà il sole anche nelle swamps. E niente ragazzi, quindi io concludo qui questo episodio di Diamond Sword. Spero che vi stia piacendo, a me sta piacendo un sacco. Prossimo passo ragazzi, il cimitero. E poi a trovare le Icewind Plains. E ovviamente nel cimitero dovremo trovare anche un posto nascosto di un blacksmith, che è un fabbro, che dovrebbe avere un item che ci serve per entrare alle Icewind Plains. Quindi non vedo l'ora di vedere cosa combinerà con il ghiaccio il creatore di questa mappa. Mi piacciono un sacco sti dungeon ragazzi. Sono veramente fighi e mi sento come in un altro gioco. Quindi, mio nome è come sempre QuitonWait. Grazie a tutti per il supporto alla serie. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re.